Porca troia, non si vede una sega. No, fanculo. Macchina, andiamo meglio. Ci vediamo. Ok. A Monte Marzano non abbiamo ancora corrente elettrica e sinceramente non vorrei mai allacciarmi all'Enel, all'Era, a nessun ente, perché comunque quando sei legato a uno di quegli enti sei comunque legato allo Stato. Pertanto qui abbiamo il sole, abbiamo il vento, allora perché non sfruttarli, non sfruttare l'eolico, non sfruttare il fotovoltaico? Il problema è che qui adesso mi servirebbe un punto luce almeno qui dal cancello, anche per questioni di sicurezza. Ho già qualche macchinario, vorrò mettere le telecamere, ma la luce è essenziale. Però a casa credo di avere una soluzione. Vediamo domani. La mia idea è quella di mettere quel faro che avete visto su questo albero. Un attimo. Perché ho fatto questo aggeggio invece che semplicemente imbullonarlo sull'albero?
perché non voglio far soffrire l'albero, cioè questo albero spero che rimanga tanti anni. Se io vado a imbullonare qualche cosa sull'albero vado a interrompere la linfa in discesa e quindi dopo ci viene un rigonfiamento. Quindi ho attaccato questo palo a un asse e la mia idea è quella di abbracciare l'albero. In più ci sono queste lamierine che sicuramente evitano anche col vento di far fare questo gioco all'asse. Vedete, laggiù c'è il cancello, qua giriamo, c'è l'albero. Vediamo, cerchiamo di non farci male. Belle le cose che si allungano facilmente. Un sasso di Monte Marzano. No, così volo di sotto. Troppo in alto. Ci lascio le dita. Più o meno. Ecco, per cercare di rendere qualcosa di un po' sicuro mi metto l'elastico nell'occhio, così siamo a posto. Ok, per stirare un po' di coglioni. Bene, tagliati i capelli anche a te. Coglione. Dovevo metterlo di là. No, io di là come faccio ad avvitarlo. Comodo l'avvitatore, peccato non aver caricato la batteria. Diamoci un po' d'avvitatore, dai. Dai, che va. Raggi, raggi, raggi. Bravo bimbo. Porca troia, la spiaggettina. L'ho tenuto in bocca. La vite. Direi che ci siamo. Per ora siamo ancora vivi. Pannellino. Se mi cade il dado sono fottuto. E vai. Inclinazione. Il sole più o meno potrebbe essere lì. Ci vorrebbero quattro mani. Se cado voglio almeno 20.000 like. Non è facile infilare il buco se non si vede. Dov'è? Qua. Andiamo a tastone. Maledetti, chiave di 14. Bene. Tagliamo quello che c'è di troppo. Quel che è più importante, sono ancora vivo. Guardate che bellino. Allora, io l'ho tenuto a casa in prova una settimana davanti a casa. Si accendeva alle 6 di sera al calare del sole. Si spegneva a circa le 6 di mattina al sorgere del sole, quindi anche non in pieno sole il pannello riusciva a caricare la batteria. Vi faccio notare una cosa, vedete le lucine? Sta caricando ed ora sono le 5:30 di sera, il sole è già praticamente andato, però anche con poca luce così lui carica.
Fantastico, no? Non ci resta che venire giù questa sera, quando è buio, vediamo che luce fa. A dopo! Sono le 8 di sera e vedo una luce! La luce accesa! È accesa! La luce! C'è la luce! La luce accesa! Incredibile! Lui chiese la luce e luce fu! Oh, ma guardate che luce fa! Sono 100 watt, non saranno 100 watt reali, sono 100 watt cinesi, ma comunque fa una bella luce, sono contento. Comprate su Amazon, se mi ricordo vi lascio il link in descrizione. È un prodotto cinese. Comprare prodotti cinesi, sì o no? Io dico dipende. Io compro tanti prodotti cinesi. Credo che bisogna sapere cosa comprare e cosa evitare, ma farò un video in futuro su questo argomento. Probabilmente se la mettevo più giù facevo più luce nel cancello, ma magari ne comprerò un'altra. L'ho voluta mettere qua perché qua c'è questo crocevia, la stradina che andrà su alla casa e quella che andrà dietro al garage. È un punto un minimo pericoloso se uno non conosce il posto, pertanto secondo me è bene che si ci veda sempre tutta la notte. Per oggi è tutto, vado a casa che sto gelando. Mi raccomando, se non l'avete fatto iscrivetevi e mettete un like. Iscrivetevi qui. Cliccate su questa sfera. Ciao!